Senza chiacchiere non è carnevale. Che ne dici allora di una versione più leggera? Anziché friggere, oggi le chiacchiere le facciamo al forno. In una planetaria munita di foglia, verso farina e lievito già setacciati, aggiungo zucchero, sale, uova sbattute, tuorlo e grappa. Se preferisci puoi sostituire la grappa con la stessa dose di aceto di vino bianco. Lascio lavorare, sostituisco la foglia con il gancio, unisco i semi della bacca di vaniglia e il burro ammorbidito. Continuo ad impastare per 10 minuti fino ad ottenere un composto omogeneo. Dovrà risultare sostenuto, ma piuttosto malleabile. Trasferisco l'impasto su un piano da lavoro e lo maneggio rapidamente per dargli una forma sferica. Avvolgo il panetto con la pellicola trasparente e lascio riposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti. Prelevo un pezzo di impasto, lo appiattisco con il palmo della mano, infarinandolo leggermente, e stendo con il tirapasta impostato sullo spessore più largo. Ripiego verso il centro i lati corti e ripasso nel tirapasta su uno spessore sempre minore, fino a ottenere sfoglie sottilissime, dopodiché le farò riposare qualche minuto. Con una rotella dentellata ottengo dei rettangoli e su ognuno faccio due intagli centrali, obliqui. Sbollento le chiacchiere in acqua bollente per qualche secondo, finché non riemergono. Poi le scolo su una leccarda, rivestita con carta da forno, e lascio cuocere in forno preriscaldato ventilato a 200 gradi per 10 minuti da un lato e 5 dall'altro. E infine spolverizzo con zucchero a velo. Chiacchiere pronte! Qui sotto ti lascio il link alla fotoricetta passo passo. E mi raccomando, se non l'avessi ancora fatto, iscriviti al canale per restare aggiornato su tutte le ricette.